Ebbene, amici fratelli della congrega, ho chiesto a Martin Scorsese di uscire col secondo definitivo trailer di Killers of the Flower Moon. Io assomiglio a Joker, a Leo DiCaprio, a Bob De Niro, facciamo entrambi. De Niro e DiCaprio, breve prefazione, poi ci sarà tutta la mia intensa recitazione. Da uomo selvaggio, un po' ingrassato, oggi prenderò dei chili, mangerò la torta, ho già mangiato il tortino per Stefanino. Dovevano lavorare in un western sui generis Gangs of New York, Goonie Project, acronimo GANGS of New York, e poi il ruolo andava a Daniel Day-Lewis. When I close my hands, here? Qui, a Five Points. Gli indiani che si pizzano il viso. Balla coi lupi. Dances with wolves. Riesci a vedere i lupi in questa immagine? Riesci a vedere i lupi in questa immagine? Ora, una trailer erection, no? Reaction molto sui generis. Accendiamo la luce. Ascella appezzata del falò, squilibrato, rinnovato, bello in forma esagerata. Sguardo da Jack Nicholson, un po' alla Ernest Borgnine, questo film. Un attimo. Aspettate qualche secondo, 30 secondi, un minuto, facciamo un minuto e due, tre, quattro, cinque. Dati i numeri, siete impazziti dopo aver visto questo trailer. Un attimo. Mi devo sciacquare il viso, un attimo. Bene, 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 well, well, well. Decidono loro a chi va il petrolio. Le donne ti piacciono? Masterpiece. Un bel ragazzo. Tragedia in atto, massacro, sterminio, eccidio. Hai paura di noi? No, di lui. No, lui è il più buono. Gli Osage. Jesse Plemons, dell'FBI, DiCaprio, J. Edgar Hoover, per Clint Eastwood, deve essere Tom White. Mi sembra più un'epidemia che una sfortuna. Non lasciatemi morire, ma circonda il mio cuore.
dobbiamo fare una scelta. Non so neanche se mi ami ancora, certo che ti amo. E tua moglie di chi ha più paura? Non fare qualcosa che rimpiangerai per tutta la vita. Ecco, perché non mi è piaciuto il film di Michael Mann Ferrari? Perché è mancante di quel pathos, di quell'epica, da The Last of the Mohicans. Nel precedente film di Scorsese, Al Pacino, fu doppiato da Giancarlo Giannini come in Carlito Suoi. E Giannini, quando è lì, tramortito, colpito da Benny Blanco, sta morendo, esalando l'ultimo respiro, e con questo doppiaggio, l'ultimo dei Mohicani. Beh, forse non proprio l'ultimo. Perché, vi ricordate, Wes Studi, sta di voi che l'ho studiato, presente anche in It, la sfida con De Niro e Al Pacino, e anche in Bean Flynn, con De Niro, in Geronimo di Walter Hill, quando vuole violare l'innocenza di quella ragazza e lei si suicida, lui. E lei muore. Tragedia, l'urlo di Madeline Stowe, simile a quello di Lily Gladstone, che forse ha scoperto che Leo DiCaprio non è l'uomo che pensava. E poi ci pensa il padre. E il finale è su musica tonitruante, volteggiante, diciamo così, metaforicamente e romanticamente, di Trevor Jones, sarà un masterpiece, voi che dite? Dovrei fare veramente l'attore. E attore di che classe? Di carisma e carisma. You understand?